due squadre pronosticate alla vigilia, il Milan e il Barcellona. Milan in completa tenuta bianca, fischio d'inizio da parte dell'arbitro inglese Don. Milan è in campo, Savicevic, attesissimo, parte il lancio di Savicevic, esce Zubizarreta. Poi Stoichkov prova il tiro, finisce non di molto a fondo campo. Carlo, battute iniziali con un Milan che pare subito molto ben apertura di Guardiola, la palla ancora fuori per un nuovo traversone, c'è fuori gioco. Stoichkov, calcio di punizione già battuto, Guardiola largo a cercare Sergi, ecco. Avete rivisto il fuorigioco, c'era un giocatore, lo scatto di Stoichkov, il cross, la battuta, accelera Panucci, mette in mezzo Massaro, Massaro, il tiro, la parata di Zubizarreta, bene il Milan. Sta giocando molto bene sulla fascia sinistra proprio uno dei nuovi entrati di questa squadra, cioè Panucci. Parte il suo traversone, colpo di testa di Desai. Parabola arcuata, stacca Desai, sfiora e mette a fondo campo. Verità numerica, attenzione però che ora c'è questo pericolo e viene chiuso molto bene al momento della conclusione Amor. Palla molto alta, messa fuori da Panucci, Albertini. Buono il tocco per Savicevic, palla, la palla per Savicevic, Savicevic si allunga il pallone, tira Massaro, gol del Milan con Massaro al 22esimo su grande iniziativa di Savicevic, Massaro porta in vantaggio il Milan, straordinaria proiezione di Savicevic. Tribuna stampa, sono accreditati un migliaio di giornalisti e Stoichkov Rossi, bravo, ovazione da parte dei tifosi del Milan e Rossi resta colpito, attenzione, ora dietro la porta si accende una mischia, rivediamo, errore, attenzione, palla verso l'area, Savicevic, triangolo per Massaro, Zubizarreta, Toni Albertini, destro, palla poi per la battuta a Donadoni, il pallone era rimpallato sul corpo di Massaro, era arrivato Donadoni che è stato prontissimo alla battuta, ma non fortunato, lo controlla, lo lancia verso Boban, il tiro di Boban, sul centro scivolano in parecchi, Beghiristain, la palla parata da Rossi. Il lancio verso Massaro, Kuman, Savicevic, Massaro, fuori gioco, sulla la palla per Massaro, parte il suo destro alto. Amor, dentro, e il tiro di prima, velocissima l'esecuzione da parte di Romario. E c'è ancora lo stacco di testa. Barcellona, Donadoni, Donadoni in penetrazione, fuori Massaro, gol! Gol del Milan, strepitosa azione e gol di Massaro, ancora lui, ma stavolta è stato bravissimo Donadoni e Cruyff ha perso molta della sua abbondanza della vigilia. Al 47esimo del primo tempo Massaro raddoppia con questa sventola che non lascia scampo a Zubizarreta, attaccato e fermato e c'è finalmente il fischio finale del signor Don relativo al primo tempo, al riposo con il vantaggio di 2-0 facendo tutti i debiti scongiure, la base è confortante. Lancio lunghissimo, Rossi, Nadal e Savicevic gli ruba la palla e poi piglia un gol incredibile, strepitoso il gol di Savicevic, eccezionale prodezza, ci lascia veramente di stucco, 3-0 per il Milan e Savicevic incredibile. Sarebbe bello vedere, purtroppo le telecamere non vanno su di loro, la gridata di Zubizarreta al suo compagno difensivo, quello che naturalmente ha commesso la grave ingenuità su Savicevic. Ancora Di Maldini, la palla per Desai, eccolo ancora Savicevic, gioco fermo, fallo su Desai, punizione per palleggio elegante da parte del Milan, il fallo. Circostanze quando si perde 3-0, noi in Italia ovvio siamo abituati a un allenatore che manda in campo al limite la punta in più o comunque un trequartista in più.
il Barcellona di punte ne aveva già tre in campo, quindi è bene che si cauteli a centrocampo per recuperare i varianti dei nervi che ormai sono asfaltati. Il rinvio di Nadal, la palla per Amor, il fallo di Albertini, attenzione, ammonito, ammonizione anche per Albertini. Avanza il capitano Maldini, grandissimo, da vince, vince, fallo veramente brutto stavolta da parte di Nadal, cartellino giallo, forse meritava qualcosa di più, fallo brutto. Sì, e mi sa che questa è un po' la vendetta di Nadal per l'episodio del gol precedente. Web. Sono meccanismi psicologici che scattano quasi meccanicamente. Grande Milan, e ancora un fallaccio a centrocampo di Sergi stavolta. Ammonito anche Sergi, saltati i nervi al Barcellona. Saro. Ora il Barcellona. C'è questa conclusione assolutamente. Ancora Savicevic, ruba la palla all'avversario. Albertini, Desai, solo, gol, e sono quattro, e sono quattro, il Milan travolge letteralmente il Barcellona di Cruyff. Desai, 4-0. Savicevic danza in mezzo a tre avversari che dal loro punto di vista sono nervosissimi, i giocatori del Barcellona che erano venuti all'ammirazione di tutto il mondo in questi ultimi tempi. Liberia dettata anche dall'amarezza nei giocatori del Barcellona. Desai, fallo brutto su di lui, e ancora il Milan alla conclusione con parata di Zubizarreta. Eusebio cerca Mor, c'è l'anticipo grandissimo di Maldini. E Tassotti cerca una soluzione di finezza costringendo al fallo l'avversario. Milan che naturalmente galleggia anche sulle ali delle quattro falli consecutivi ogni volta che è stato avvicinato dagli avversari. Savicevic parato. Quindi Boban che salta Sergi. Tassotti. Desai. Desai. Panucci. Opp. Fallo. Sostituzione, fuori, Sergi, dentro, Enrique, a sua volta al dribbling, e Donadoni, vedete, Nucci torna, Maldini, Maldini di fino, un giocatore del Barcellona si è portato su di lui, Enrique, anche dalla gestualità dei compagni che lo circondano. Ho paura che sia rimasto appizzicata la caviglia di... Per quale motivo Maldini è rimasto infortunato? Un pallone per Amor, parte il suo cross e la palla termina a fondo campo. È stato Pachero che ha staccato assieme a un difensore del Milan. Ultimo tocco, rivedendo questa splendida avventura del Milan dal ritiro di Sportiglia. Il Donadoni lo supera nettamente, va sul fondo, mette in mezzo e c'è intanto il calcio di punizione di Amor che stasera ha dimostrato appieno di esserlo ancora. Fallo intanto su Massaro e ora c'è un cartellino giallo per Boban. E fischio finale dell'arbitro che sancisce una vittoria strepitosa del Milan, 4-0. E avrebbero potuto essere di più anche i gol. Doppietta di Massaro al 22esimo, a conclusione di uno splendido spunto da parte di Savicevic. Lo stesso Massaro al 47esimo del primo tempo per il 2-0, su preziosissimo suggerimento di Donadoni. Della ripresa, dopo due minuti, Savicevic ha letteralmente inventato Mauro Tassotti. E sale altissimo l'applauso dei sostenitori del Milan, ma bisogna dire che anche i tifosi del Barcellona